dalla puntuale, scrupolosa esamina che avete fatto, sia lei signor Sindaco che lei signor Assessore. Le prime impressioni sono che mi sembra una vicenda del tutto kafkiana. Le date e tutto l'epilogo della vicenda la vorrei rileggere anch'io, proprio per capire un po' che effettivamente probabilmente è venuta meno quello che io ho detto nella mozione, un po' di congruità nell'affrontare il problema, forse. Da parte di chi? Non si permetta. Non si permetta, perché io sono pronto a querelare. Non si permetta. Stia attento a quello che dice, perché sono pronto a querelare su questa cosa. L'avviso in modo che una volta che ho avvisato. Lei, signor Sindaco, può. Io la avviso perché su questa vicenda sono stufo. Sindaco, siamo stufi tutti, noi vogliamo che l'ospedale venga fatto nel più breve tempo. Meno parli di più con i suoi interlocutori e ma con quali miei interlocutori? Io sono abbastanza. Si permetta di dire, perché io l'avviso. Bene, e poi quando ci sarà un problema politico, va bene. Se tirerà la parola fuori dalle righe, io la prenderò. Prendiamo atto, continui. Io prendo atto di questa sua reazione in consulta. Noi stiamo discutendo di un bene comune che interessa tanto alla maggioranza quanto all'opposizione e mi sembra fuori di luogo questo suo atteggiamento. Lo dico chiaramente, lei sta parlando con uno che lavora da più di 20 anni nell'ospedale e non credo che io... Non so con che risultato. Non so. Questo signor Sindaco non glielo permetto, se lei continua in questo modo sarò io a querelarla. Se mi sa verbale, signor Sindaco, con quali risultati lei ritiri subito quello che ha detto. Vi richiamo all'ordine tutti. Guardi che io sono pronta a querelarla, dica subito con quali risultati, a cosa si riferisce? Ai risultati politici della sua opera. Lasciamo stare questa cosa, andiamo nei contenuti. Comunque ritorneremo sulle sue dichiarazioni. Vi prego, andiamo nei contenuti. Questa diatriba verrà discussa in altra sede. Mi preoccupo come? Perché queste sue reazioni non sono con la sua maggioranza, ma sono con l'opposizione. E guardi che lei ha detto delle cose che non doveva dire. Io vedrò la registrazione e andremo a vederle puntualmente. Non c'è nessun problema. Possiamo andare avanti. Dall'indicazione consegue l'accertamento che non risulta possibile l'autorizzazione della struttura ospedaliera nel sito della caserma Monti. Nel 2009 era stato fatto questo, era stato detto che non risultava assolutamente possibile farlo e questo valeva per il 2009 e passo anche per l'anno dopo. Non poteva
sicuramente che ha fatto questo pensare a 2 anni dopo. Era assolutamente impensabile che fosse retroattivo un provvedimento. In secondo luogo, lei mi dica, signor Sindaco, mi dica, signora Sindaco, della decisione. Prego, vada avanti, vada avanti, vai avanti, continui. Continui, continui, prego, consigliere. Prego, ci parliamo. Se questa divisione della caserma Monti non è risultata e non è mai risultata nel recente rapporto di federalismo demaniale, quindi questa sicuramente è una comunicazione, chiamiamola privata o chiamiamola fatta in modo informale da parte dell'onorevole Rosetti all'amministrazione comunale. Guarda che c'è un decreto che è datato io parlo arabo o parlo cosa? Mi scusi? No. Mi scusi? C'è un decreto. Consigliere Trovea. Sì, non lo allora, come l'ho detto io, sì. Che non potevano saperlo. Sì. Non sapevano nel 2009 e quindi giustamente noi chiediamo proprio perché adesso nel 2010 si sa questa cosa. Non è una cosa privata, è un decreto del Ministero che mette in vendita questi luoghi, li mette in vendita, quindi non è una comunicazione privata, la lettera è una comunicazione privata, che infatti non è stata trasmessa all'assessore Cosice e al Presidente Tondo, fino a quando, 7 settembre 2010, il Ministero della Difesa emana un decreto che mette in vendita la caserma Monti. In quel momento, quindi, non a seguito di una lettera, ma a seguito di un decreto, noi prendiamo e diciamo, cari signori, c'è un decreto, fate la valutazione, perché anche noi riteniamo che le cose non potevano essere sapute nel 2009 e lo sapranno adesso. Quindi, se lei questo concorda con questo, almeno. Io concordo che allora, questo decreto andava a insistere su una situazione che poteva essere anche conosciuta. La condizione della caserma Monti, come è stato scoperto che questa condizione era in parte di demaniale dell'esercito, in parte demaniale dell'aviazione, poteva essere conosciuto anche prima all'arrivo di questa benedetta comunicazione da parte dell'onorevole Rosetti. Perché non si poteva conoscere questa situazione di qualcosa che era all'interno della nostra città e che il comune sicuramente doveva essere informato sulla situazione del genere? Sui fatti, le ho detto prima, glieli ho raccontati, glieli ho detti. C'è una riunione, come le ho spiegato nuovamente, gliela spiego nuovamente, c'è una riunione anche fra la proprietà, eccetera, in cui l'avvocato della proprietà gli dice, cari signori, se voi non in qualche modo non prendete in considerazione la Monti, io vi farò ricorso rispetto alle esproprie. Doveva essere assolutamente, era fuori dai giochi già all'inizio, la Monti è entrata in gioco. Ma potrà essere fuori dai giochi per lei e per me, e siamo d'accordo che è fuori dai giochi, ma non per l'avvocato dall'altra parte. Lei sa cosa significa se l'avvocato blocca le scopie? Perfetto, e questa verifica sulla Monti non poteva essere fatta. Ma chi le parla se non siamo da noi la regione che costruisce l'ospedale? Diamo la parola, è quello che dico, diamo la parola al consigliere Tropeano che deve finire nel suo... A me dispiace, solo perché non era possibile definire le relazioni, vabbè, insomma, ci troviamo, prego, cioè per essere chiaro, prima che il ministero mettesse in vendita l'area della caserma Monti, quella che afferisce all'esercito, non era conosciuta la divisione, perché è un elemento di segretezza che non viene comunicato alle amministrazioni comunali, capito? Soltanto quando hanno deciso di venderla, la divisione tra aeronautica e l'esercito è stata comunicata. Ci sono depositi dello Stato americano lì dentro di cui noi non sappiamo che accordi c'è
stato tra il Ministero della Difesa e il Dipartimento di Difesa Veterana. Non lo sappiamo. Osservi le carte del Presidente Urbanistico della città, veda se c'è un'indicazione relativamente a quel che c'è dentro il sito della caserma cristiana, della Vietta, in via Montereale. Non c'è, per ovvi motivi. Non è possibile. Bene, solo il fatto che sia stata messa in vendita. Continui, consigliere Tropeano, continui. Sì, questa situazione, più che nella sostanza, anche nelle modalità, come è stata esposta e come mi è stata portata, è una situazione nella quale veramente io mi rifiuto di credere, di pensare che possa essere, che si possa andare avanti su questi toni, signor Sindaco. Mi dispiace dirglielo, ma questi sono toni che veramente da lei non mi aspettavo. Comunque, neanche io mi aspettavo da lei. Questa è una semplice interrogazione come tante altre interrogazioni che è giusto fare e che io che sono stato anche pressato dal FAR, da chi mi ha votato e dai concittadini di Pordenone, perché sono stanchi di vedere per un motivo o per l'altro non andare avanti una situazione che dovrebbe andare avanti. No. Va bene, ma lei può fare quello che vuole, vada avanti. È legittimo. Prego, lei ha diritto di parola. C'è un progetto e continua ad esserci, credo che è bloccato. Ma chi lo sta bloccando? Ma mi dica chi lo sta bloccando? Facciamolo parlare per piacere. Scusate, io voglio che il consigliere Troviano finisca il suo discorso. Prego, finisca per piacere. Comunque ripeto, sicuramente il problema della morte è stato un problema che, con tutte le giustificazioni che ho sentito questa sera, rimane un problema che continua ad avere una soluzione abbastanza non comprensibile, almeno per quanto mi riguarda e almeno per chi è riuscito a leggerlo. Le giustificazioni che sono portate questa sera, è inutile che annuisca il signor Sindaco, è così per me, probabilmente prego, prego. Le giustificazioni portate questa sera, che sicuramente hanno individuato un percorso, il percorso vostro che voi ritenete essere stato fatto nella correttezza, che io posso anche capire, per me probabilmente è stato un percorso che andava in qualche senso in un certo senso fatto presente probabilmente in anticipo, e questo lo dico personalmente perché la regione si è trovata di fronte a uno stato di fatto. Probabilmente questo blocco, chiamiamolo blocco temporaneo, verrà risolto in tempi brevi, per fortuna, da questo gruppo tecnico che l'assessore ha subito nominato, e in questo senso bisogna darne atto, signor Sindaco, spero di avervi atto. Ha voluto anche vederci chiaro l'assessore su questo e credo che nel giro di qualche giorno l'invito sarà chiuso. Bene. Grazie, mozione d'ordine.